KO Radio. Siete pronti? Salite a bordo. Destinazione altrove, un'ora alla deriva con Massimo Colazzo. Qui sulle frequenze web di RKO, poi in podcast su tutte le maggiori piattaforme. Con noi c'è anche Cattesio, naturalmente. Penultima puntata. E cominciamo con una bella notizia. Alla fine di maggio è iniziata la costruzione della House of One a Berlino. Un luogo di culto interreligioso che ospiterà una chiesa, una moschea e una sinagoga, oltre a spazi comuni nei quali i fedeli potranno incontrarsi, organizzare eventi e celebrazioni. L'edificio sorgerà a Petriplatz, ex Berlino Est, nel sito che ospitava una chiesa del XIII secolo abbattuta al tempo della Repubblica Democratica Tedesca e che è stato riportato alla luce nel 2007 durante scavi archeologici. Il progetto risale a circa 10 anni fa e nasce da un'idea dell'imam Kadir Sanchi, del rabbino Andreas Nachama e del reverendo protestante Gregor Homberg. I tre, ha spiegato Nachama, volevano creare uno spazio spirituale dove per 750 anni è sorta la chiesa più antica di Berlino. I lavori dovrebbero essere completati in 4 anni. Il costo complessivo è di 47 milioni di euro. 20 sono stanziati dal governo federale, 10 dal Land di Berlino, mentre il resto proviene dalle donazioni dei fedeli. La prima pietra è stata simbolicamente posata da Wolfgang Schäuble, presidente del Bundestag, il Parlamento federale tedesco, ed ex ministro dell'economia. Come riportano le agenzie, il politico ha definito la casa comune un luogo di tolleranza e apertura, con l'aspirazione teologica di aprirsi ad altre prospettive spirituali con uguale rispetto. Alla cerimonia era presente anche il sindaco di Berlino, Michael Müller. Nella nostra società non c'è spazio per l'odio, la violenza, l'antisemitismo, l'islamofobia e il razzismo, ha dichiarato. Le belle notizie. E ancora un'altra notizia molto bella, carina, particolare. Viene dalla Spagna, paese a cui sono molto legato. Come spesso la storia ci insegna, le rivoluzioni nascono da scintille. Piccoli fiammiferi che si accendono e poi divampano incendi. Questo che vi sto per raccontare è uno di quei casi. Ma partiamo dall'inizio. Miquel Gomez è un giovane studente di Bilbao, nei Paesi Baschi. Un giorno, dopo aver letto articoli e manifestazioni del movimento femminista locale, decide di sostenere la causa andando a scuola con una gonna. Prima brusii, poi qualche faccia storta. Poi, alla terza ora, viene chiamato dal preside e mandato dallo psicologo scolastico che lo tempesta di domande per sapere se si sente una donna. Michael decide di raccontare tutto su TikTok in un video che, ad oggi, ha oltre 2 milioni di visualizzazioni. Ecco il fiammifero. Ecco la prima scintilla.
La seconda scintilla arriva qualche giorno dopo. José Piñas, insegnante di matematica di Miquel, decide di andare a scuola in gonna, lanciando l'hashtag «La roba non tiene genero». I vestiti non hanno genere. Molti insegnanti si sono girati dall'altra parte, ha scritto Piñas sui social. Io invece voglio essere solidale con Mike. Nel 2021 non si può essere sospesi per un vestito. Quel fiammifero, quelle scintille, sono poi diventati incendi. Se cercate sui social l'hashtag, è pieno di studenti e professori che hanno sposato la causa e hanno fatto video a scuola in gonna. Due esempi diventati virali sono quelli di Manuel Ortega e Borja Velázquez, due insegnanti di scuola elementare rigorosamente eterosessuali, perché le rivoluzioni non hanno sesso, genere e orientamento sessuale. Hanno deciso di abbandonare per tutto il mese di maggio i pantaloni a favore della gonna. Ortega e Velázquez, intervistati da El País, hanno detto di aver visto un notevole cambiamento positivo nel comportamento degli studenti da quando hanno iniziato a indossare la gonna durante le lezioni e che la scuola dovrebbe essere proprio la prima ad insegnare la libertà. Ma, arrivando a noi, cosa succederebbe se questo esperimento fosse fatto in Italia, dove è bastato che Fedez postasse la sua foto con lo smalto per scatenare lamentele di orde di bigotti? Beh, Angelo Ragazzini, di 18 anni, è un TikToker italiano da oltre 200.000 follower ed è diventato un influencer proprio facendo video indossando gonne e sfidando il perbenismo del nostro paese. Stamattina, per festeggiare l'ultimo giorno di scuola, ha deciso di andare a scuola in gonna, diffondendo poi le sue foto anche sui suoi social. All'inizio avevo un po' di ansia perché anche per i miei compagni una cosa è vedermi in video, una cosa sui banchi di scuola. Invece le reazioni sono state anche meglio di quello che mi aspettavo. Persino alcuni professori mi hanno fatto i complimenti per il messaggio di inclusione che stavo lanciando, ci racconta. Sicuramente il fatto che io studi in un liceo artistico ha aiutato, non lo nego, ma devo dire che anche fuori non ho mai vissuto esperienze traumatizzanti. Certo, ci sono sempre i sorrisini, le risatine. Se proprio devo citare un episodio, una volta a Rimini venni circondato da un gruppo di ragazzi extracomunitari sui 30 anni che mi diedero pure una pacca sul sedere dicendomi che sembravo una ragazza e così via. Alcuni sarebbero scappati impauriti. Io però non mi faccio mai scoraggiare, non mi spavento. Mi metto sempre nei panni degli altri e cerco di capire cosa può portare questi soggetti a comportarsi così. E gli ho spiegato che come loro hanno subito discriminazioni per il loro colore della pelle, per la loro etnia, per la loro religione, io le ho subite per la mia omosessualità. Quindi, anziché farci la guerra, dovremmo essere più solidali gli uni con gli altri. Alla fine ci siamo stretti la mano e sono andato via felice. Ecco, la mia esperienza mi racconta sicuramente una cosa: il mondo dei social è molto peggio di quello reale. Un articolo di Matteo Giorgi su TP del 6 giugno. Il brano è How Strange, Nicola Cruz Remix con Acid Poly, Nu, Joe K, Raso Ara, Chris Schwartz. Questa è Destinazione Altrove, su RKO. L'occhio della balena registra da lontano ciò che vede negli uomini. Custodisce segreti che noi non dobbiamo conoscere. Plinio il Vecchio. L'uomo ha sempre provato timore per le mie dimensioni e inquietudine perché non poteva dominarmi. A cosa servirà un animale così grande, si è chiesto fin dal principio dei tempi. La baleine, le mégaptère ou baleine à bosse, è répandu dans toutes les mers du monde. Ed io l'ho osservato da quando ho messo piede per la prima volta sulla riva del mare e ha scoperto che il suo corpo non era adatto a conoscere gli abissi, ma che poteva usare qualcosa che galleggiasse per sfidare l'impeto delle onde.
Così ho visto l'uomo muoversi sulla superficie del mare sopra quattro fragili pezzi di legno. Ci siamo guardati tenendoci a prudente distanza, l'uomo con diffidenza. Io con curiosità e stupore per la sua determinazione. Ho ammirato il suo coraggio e l'insistenza con cui affrontava i flutti navigando su imbarcazioni che non resistevano agli urti contro gli scogli, né al tocco sfilato dei coralli quando si addentrava in acque di scarso pescaggio. Imparerà, mi dicevo, vedendolo ostinato, tenace, anche se navigava senza mai perdere d'occhio la costa, intimidito dalla sfida dell'orizzonte. E l'uomo ha imparato ben presto a muoversi sul mare. Così come io, la balena del colore della luna. Ho appreso il segreto delle maree e delle correnti da un'altra balena che a sua volta l'aveva appreso da un'altra ancora. Anche l'uomo ha condiviso le nuove conoscenze e ha moltiplicato la sua presenza sul mare. Ha costruito imbarcazioni sempre più grandi. Ha perfezionato l'arte di catturare il vento con superfici leggere che chiama a vele. E non ha tardato a scoprire il cielo e le stelle che indicano la rotta. Allora si è arrischiato a navigare nel buio e ha smesso di temere l'orizzonte. A volte ci incontravamo nella vasta solitudine oceanica e quando io, la balena del colore della luna, salivo in superficie a respirare, vedevo gli uomini affacciati al parapetto delle loro navi e non coglievo minaccia ma sorpresa nei marinai che mi indicavano esclamando: «Ecco! La balena bianca!» Non mi avvicinavo mai troppo alle imbarcazioni. Rispettavo il coraggio degli uomini e consideravo anche loro abitanti del mare. Così sono passate le ere, il tempo circolare segnato dal freddo e dal caldo portati dai venti e dalle correnti, gli uomini impegnati a seguire il loro incerto destino e le balene a solcare la loro dimora salmastra dall'inizio alla fine della vita. Io, la balena del colore della luna, abito nel mare delimitato dalla terra dove spunta il chiarore del giorno e dall'orizzonte in cui il sole si immerge per far posto alle stelle. L'acqua è fredda, attraversata da correnti gelide che arrivano dai lontani confini dove tutto è bianco e il mare si trasforma in una immensa roccia color sale che cresce quando le notti sono molto lunghe e cala quando i giorni sembrano non avere fine. Sulla terraferma che delimita il mare dove abito ci sono pochi uomini e alti boschi si elevano fin quasi sulla riva. Io discendo negli abissi irraggiungibili per altre specie, i miei grandi polmoni mi permettono di restarvi a lungo senza dover uscire a respirare, ma poi riemergo dalle profondità marine, esalo da una fessura sul dorso l'aria che avevo respirato e mi riempio di nuovo i polmoni per tuffarmi ancora una volta. Mi muovo nel buio dei fondali con la mia testa voluminosa e metto uno schiocco che si propaga in avanti e poi torna indietro indicandomi la presenza di ostacoli. È uno schiocco potente che mi serve anche a stordire la mia preda preferita, il calamaro. Quando mi sposto sul pelo dell'acqua, un occhio osserva la costa nei dettagli, l'altro si colma di orizzonte. Appena mi avvicino alle acque più fredde, la terraferma si divide in isole tra le quali ci sono canali di buio profondo e anche la costa si apre in fiordi dalle alte pareti scoscese. Le loro acque calme sono il posto più adatto per corteggiare le femmine e accoppiarsi. Le mégaptère o baleine à bosse è répandu dans toutes les mers du monde. Cette baleine se déplace parfois en bande de 15 à 20 individus. Io, la balena del colore della luna, sono un maschio della specie dei capodogli, della stirpe dei fiordi e delle isole. In un'epoca ormai nebulosa nel segreto del tempo, altri capodogli maschi del colore della luna emersero dagli abissi marini con salti che li lasciarono sospesi in aria, poi ricaddero sui dorsi provocando esplosioni di spuma, frustarono l'acqua con la pinna caudale e si immersero ancora. Scesero fin quasi a toccare i fondali più profondi e risalirono di nuovo con un salto più veloce che mostrò il vigore dei loro corpi appesi al cielo. La destrezza di quel gruppo di maschi impressionò la femmina che si accoppiò con tutti e in seguito mi partorì. Perché io, il capodoglio del colore della luna, sono nato nelle acque fredde che circondano un'isola detta dagli uomini Mocha e sono l'erede della forza e della resistenza di tutti i maschi del gruppo.
ho succhiato il latte denso di mia madre. Protetto da lei e da loro, fino a raggiungere le dimensioni necessarie a diventare la creatura più grande di tutto l'oceano, quella che vive in assoluta solitudine. Il mio mondo è fatto di silenzio. Nessuna creatura si lamenta, grida, grugnisce o strilla sotto la superficie, e solo noi, giganti, rompiamo a volte la quiete. Io, che sono della specie dei capodogli, emetto il mio schiocco. Le balenottere azzurre e le balene calderon si orientano e si guidano a vicenda grazie ad una serie di canti armoniosi che rallegrano la solitudine notturna, mentre i veloci delfini si convocano per i loro lunghi viaggi con sibili che tengono unito il gruppo. Non si ascolta altro nelle profondità marine. Sulla superficie, invece, risuonano incessanti il fruscio del vento, il fragore delle onde, le grida dei gabbiani e dei cormorani e, a volte, la voce dell'essere meno adatto a vivere sul mare. L'uomo. Era Luis Sepúlveda. Storia di una balena bianca raccontata da lei stessa. Grazie a Laura Scalera per la segnalazione. E c'è chi, per andare a nuotare con i delfini, fa cose incredibili. A 9 e 4 anni rubano l'auto dei genitori. Sono partite insieme dallo Utah per raggiungere la California, andare in spiaggia e nuotare con i delfini. Questa la spiegazione data alle autorità da due sorelle di 4 e 9 anni, che hanno tamponato un'auto e si sono scontrate con un semirimorchio lungo il loro tragitto. Lo racconta il Guardian. Le bambine indossavano le cinture di sicurezza, nessuno si è rimasto ferito durante il viaggio, hanno rubato le chiavi della Chevy Malibu e la maggiore si è messa al volante, con la sorellina seduta al posto del passeggero. Il viaggio si è interrotto dopo 16 chilometri, dopo essersi scontrate con un semirimorchio. L'autista ha allertato le autorità e la polizia è rimasta stupita quando ha capito che nel mezzo si trovavano solo due bambine. Volevano andare in California per nuotare con i delfini. Si sono svegliate alle 3 del mattino, hanno spiegato le autorità. I genitori erano sconvolti. E a proposito di guidare, perché quando guidiamo ci comportiamo da stronzi? Parte della trasformazione che subiamo quando ci mettiamo alla guida è dovuta a quella che gli psicologi chiamano deindividualizzazione. È un termine creato all'incirca negli anni 50 per indicare la perdita di autocontrollo e della percezione di responsabilità individuale. La deindividualizzazione può verificarsi in svariati contesti, ma l'anonimato è sempre una delle cause principali. In un famoso studio condotto nel 1970 dallo psicologo Philip Zimbardo, ad un gruppo di studentesse della New York University fu chiesto di somministrare delle scariche elettriche ad altri studenti. Alle partecipanti vennero dati dei numeri per sostituire i loro nomi reali. Ad alcune di esse venne dato anche un cappuccio. Zimbardo scoprì che le partecipanti col cappuccio erano due volte più disposte a somministrare delle scariche elettriche rispetto a quelle che avevano solamente cambiato il proprio nome in un numero. Secondo lo psicologo Jamie Madigan, sebbene l'anonimato non porta necessariamente ad assumere un comportamento incivile, può generare aggressività, diminuire le inibizioni. Succede per esempio quando si fa parte di un gruppo e si ha la percezione che le conseguenze delle proprie azioni non verranno scontate. Secondo Madigan, l'anonimato rende le persone suscettibili alla suggestione o alla possibile influenza di condizioni reali o percepite. Anonimato, responsabilità diffusa, attività di gruppo, alterata percezione temporale, eccitazione e sovraccarico di stimoli sensoriali sono tutti fattori che possono generare reazioni deindividualizzate. A peggiorare le cose, sostiene Vanderbilt, i nuovi modelli di automobili, le moderne autostrade, che prevedono le persone guidino in silenzio, cosa che le fa impazzire. Mentre si guida, la propria abilità di comunicare viene ridotta ad uno stadio primitivo fatto di gestacci, strombazzate di clacson, messaggi luminosi tramite i fari. Tutto questo mentre la nostra sfaccettata identità viene ridotta alla marca di un'auto. Quanto sono odiosi quelli che guidano l'ultimo modello di una BMW e quelli con la Smart? Combinati assieme, questi fattori costituiscono una potente ricetta per un comportamento aggressivo. Per gli stessi motivi è possibile che anche la percezione che abbiamo degli altri sia semplicistica o sbagliata. Avete presente quello stronzo alla guida dell'enorme SUV? Magari ha dovuto tagliare la strada per evitare di investire un animale. Oppure sei stato proprio tu a comportarti male e non ti sei accorto che poco prima aveva messo la freccia per provare a sorpassarti. Mentre siamo alla guida, non consideriamo queste possibilità perché ci affidiamo alla pancia invece che alla logica. Siamo arrabbiati e quindi pensiamo che la persona alla guida di quel SUV sia uno stronzo. Fine della storia.
è quello che gli economisti chiamano euristica affettiva. Reazioni di pancia che ci permettono di prendere rapidamente delle decisioni grazie a delle scorciatoie mentali, ma che sono le stesse che ci fanno provare un odio irrazionale per i ciclisti o per quel tizio inquietante dell'ufficio a fianco. C'è qualcosa che possiamo fare a parte smettere di guidare? Sì, trasportare dei passeggeri. Pensateci. Raramente chi si trova dentro una macchina ma non sta guidando si arrabbia quanto il guidatore. Occasionalmente i passeggeri riescono persino a bilanciare l'istinto del guidatore con pensieri razionali. Era I've Got That Tune, Chinese Man. Adesso una cumbia, la cumbia dell'Olvido, Nicola Cruz. L'articolo era di Brian Gardiner su Slate. Ci si reinventa ogni giorno. Su Filosofia Spicciola ho trovato la storia di un tizio che separa gli uomini sposati dalle amanti e lo fa per lavoro. Vi racconto l'incredibile vicenda che ha come protagonista un uomo cinese di nome Xiao Sheng. Ha 31 anni e di lavoro fa il consulente emotivo. Si è costruito il suo lavoro da solo e ora il suo staff conta ben 8 collaboratori che lo aiutano a portare avanti la ditta. Fra loro ci sono attori, registi, un responsabile del servizio clienti e un analista di situazioni. Il suo è un lavoro davvero strano. In effetti non si è mai sentito parlare di un consulente emotivo che convince i mariti traditori a tornare dalle mogli. Tuttavia pare che il suo sia un impiego davvero redditizio. Si rivolgono a lui le mogli che hanno scoperto che il proprio marito ha intrecciato una relazione clandestina con un'altra persona. Xiao Sheng ci mette un po' per portare a termine la missione e per questo si fa pagare profumatamente. Un esempio? In media circa 20.000 euro. Inoltre pare che quasi sempre il consulente emotivo riesca a far tornare il fedigrafo a casa. La maggior parte delle volte Xiao Sheng lavora direttamente con il traditore. In altre occasioni invece si rivolge direttamente all'amante. Ma come si svolge esattamente il suo lavoro? Inizialmente lui e il suo team analizzano la situazione cercando le possibili soluzioni. E visto che si parla di amore, il consulente emotivo ha dichiarato di giocarsi tutte le carte che ha a disposizione. Qualche volta decide anche di pedinare l'amante per cercare di scoprire qualche segreto indigesto. Oppure assume un attore che ha il preciso compito di sedurre l'amante. Insomma, il suo arco ha tante frecce e lui non ha paura di usarle tutte. Xiao Sheng, il separatore. Ascoltiamo adesso The Villain, Girl with the Crocodile Tears, la ragazza con le lacrime di coccodrillo. E vi leggerò un post di Dio del 2 giugno. Beh sì, c'è una pagina Facebook che è tenuta da Dio. Andateci a dare un'occhiata. Cosa scrive Dio? Marco Aurelio, l'imperatore filosofo,
durante il suo governo visse una pandemia un tantino peggiore di questa. La peste Antonina, che poi non era peste, ma vabbè. Come è accaduto in questo simpatico biennio 2020-21, anche lui deve avere assistito alle cose più strane. Certo, non strane quanto Trump, che consiglia all'America di bere candeggina per prevenire il Covid. Perché durante le epidemie la gente sbrocca e si sa che in questo clima prosperano i venditori di fumo e i truffatori. Infatti a Roma, nel campo di Marte, un giorno comparve un uomo strano, una specie di profeta che annunciava la fine del mondo, il furore del cielo che stava per abbattersi sulla città, insomma, le solite cose. L'uomo si arrampicò su un fico e continuò a predicare con la folla che lo guardava dal basso preoccupata. Disse che la fine del mondo sarebbe arrivata di lì a poco, quando lui, cadendo dall'albero, si sarebbe trasformato in una cicogna. Allora, arrivato al climax della sua esibizione, si lasciò cadere giù. Ovviamente in un punto che si era preparato bene, e fece volar via una cicogna che teneva nascosta. La gente impazzì, le urla, il panico, moriremo tutti! Magnifico! Quell'uomo con due spicci aveva messo su un pezzo fantastico, era un vero talento della truffa. Con un numero così, fatto in un contesto di caos e paranoie, puoi facilmente convincere qualcuno a darti i soldi, la casa, le sue figlie. Tanto cosa te ne fai se finisce il mondo? Purtroppo Marco Aurelio lo fece arrestare, così lo portarono da lui. Il tipo confessò l'inganno e l'imperatore allora lo perdonò. Perché non era solo un insopportabile filosofo intelligente e razionale, no, no. Era anche un incorreggibile patatone buono, corretto e caritatevole. Ce li aveva tutti i difetti. Ricordate, quando organizzate le vostre truffe religiose, non pensate solo alla scenografia giusta e a selezionare il pubblico giusto, cercate di farle anche nella congiuntura politica giusta, perché se il potere capisce che con la vostra idea ci si possono fare i soldi o ottenere voti, magari vi dà una mano e investe nel vostro progetto, permettendovi di crescere più in fretta. E sulle note di Spin, Cool Kid, la storia di Josephine Baker, la Venere nera che divenne una spia antinazista per amore della Francia. Di Germana Zappatore su Bon Culture del 2 dicembre 2019. Una sintesi di voluttà animale, giovane e vivace come il jazz, trepidante, ridente, brutale e candida, soprattutto gioiosa di una gioia infantile, sana ed esuberante, non viziosa, ma forse avida. Perché il sedere della Baker turba i continenti? Perché gli uomini si commuovono in massa? E perché anche la gelosia delle donne viene disarmata? Georges Simenon. Josephine Baker fu la prima star di colore, la più bella pantera e la più affascinante delle donne, Colette. La donna più sensazionale che qualcuno abbia mai visto, Hemingway. Una donna forte ed emancipata che lanciò la moda dei capelli con la brillantina, delle unghie laccate d'oro, che fece parlare di sé per i suoi amori, ma anche per i sedili della sua auto in pelle di serpente e i suoi animali da compagnia molto particolari, Ethel, lo scimpanzé, Albert, il maiale, Kiki, il rettile, per non parlare di Chiquita, il leopardo, con collari di diamanti coordinati con i suoi abiti. Ma Josephine fu anche un agente del controspionaggio francese durante la Seconda Guerra Mondiale. Partecipò alla marcia organizzata a Washington da Martin Luther King nel 1963 e adottò 12 bambini provenienti da diversi paesi del mondo e che lei chiamò affettuosamente la mia tribù arcobaleno.
Eppure il destino con lei sembrava non avere in serbo grandi cose. Di origine meticcia, afroamericana, Freda Josephine McDonald nacque a St. Louis, Missouri, nel 1906 e fin da piccola dovette fare i conti con la miseria. Il padre aveva abbandonato il tetto coniugale quando aveva un anno. All'età di 8 anni dovette rimboccarsi le maniche e guadagnarsi il pane facendo la babysitter e la domestica nelle case dei ricchi bianchi. Nel frattempo, contro il volere materno, coltivava il sogno di diventare un artista, sogno che decise di realizzare fuggendo da casa. All'età di 13 anni, per esibirsi in alcuni club di St. Louis. La svolta arrivò nel 1925. Josephine debuttò al Teatro des Champs-Élysées con la Revue Nègre. Si trattava di un nuovo tipo di spettacolo interpretato interamente da neri che mescolava musica jazz a coreografie con ballerine nude. E fu proprio durante questa tournée che la Baker indossò per la prima volta il famoso gonnellino di banane con il quale si lanciava in uno scatenato Charleston. Questo bastò a mandare in delirio il pubblico, ipnotizzato dalla commistione tra sensualità e folklore africano che vedeva sul palco durante le sue esibizioni. E tanto bastò per far perdere la testa persino al papà del commissario Maigret, Georges Simenon, che oltre ad essere sempre in prima fila durante le sue esibizioni ne divenne il focoso amante. Ma la relazione finì non appena Simenon si rese conto che la fama dell'amata era di gran lunga maggiore rispetto a quella di cui lui godeva. Lo scrittore rischiava di diventare Monsieur Baker, cosa inaccettabile per un maschilista convinto che l'unica comunicazione possibile con le donne è quella sessuale. Nella sua terra natia non riuscì mai a farsi accettare. Quell'America che le aveva dato i natali di stenti e miseria le voltò ancora una volta le spalle durante il tour del 1936. Ecco cosa scrisse della sua performance il Time Magazine. Una sgualdrinella negra le cui doti artistiche potevano essere superate ovunque appena fuori Parigi. E così Josephine decise di lasciarsi definitivamente alle spalle il passato e divenne cittadina francese, sposando in terze nozze un certo Jean Lyon. La Francia l'aveva amata incondizionatamente fin dal primo momento e così la Baker decise di ricambiare questo amore diventando una spia antinazista durante la Seconda Guerra Mondiale. L'intelligence francese, infatti, la reclutò nel 1939, all'indomani dell'invasione della Polonia da parte della Germania. La fama di cui godeva in molti paesi europei le permise di entrare in contatto con funzionari politici, alte cariche militari, ed entrare in possesso di notizie spesso riservate. Nascondeva le informazioni nella biancheria intima e fra gli spartiti musicali, certa che la sua notorietà le avrebbe evitato le perquisizioni allora molto diffuse. Alla fine della guerra ricevette la Croix de Guerre, la rosette della Résistance, fu nominata cavaliere della Légion d'Honneur del generale Charles de Gaulle e sposò il direttore d'orchestra Jean Bouillon. Adottò poi 12 bambini di nazionalità diversa. A causa di alcuni aborti spontanei non poteva avere figli. Erano i suoi Rainbow Children, ai quali aveva voluto dare una famiglia amorevole ed un futuro. I piccoli, infatti, provenivano da paesi come la Colombia, l'Arabia, il Venezuela, il Marocco e la Costa d'Avorio. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la Baker avrebbe lottato per i diritti civili, rifiutò di esibirsi dove i neri non erano ammessi. Nel 1963 affiancò Martin Luther King nella celebre marcia a Washington. E finalmente l'America la riaccolse fra le sue braccia. Avevano finalmente fatto pace. Durante gli ultimi anni della sua vita, però, tornò a far capolino lo spettro della miseria. I debiti si accumulavano, il suo castello fu confiscato, rischiò la bancarotta. In suo aiuto corse l'amica Grace Kelly, che nel frattempo era diventata la principessa di Monaco. La aiutò ad esibirsi nel principato, così da rimettersi in piedi economicamente. Il 12 aprile del 1975, 4 giorni dopo lo spettacolo parigino per festeggiare il 50° anniversario della sua carriera, Josephine Baker morì per una emorragia cerebrale. Fu seppellita nel cimitero del Principato di Monaco dopo un funerale con gli onori militari a Parigi, a cui assistette una folla immensa di persone. E adesso un altro brano bellissimo, Syrian Anthems.
con la storia di una burla di scienziati. Eh sì, perché anche gli scienziati fanno le burle. Grazie a un post, questo l'ho letta su Wired del 18 maggio, grazie ad un post del blog Storie Scientifiche, sta tornando in voga una vecchia vicenda di goliardia scientifica che inaspettatamente di strada ne ha fatta tanta. Protagonista è il fisico palermitano Stronzo Bestiale, che dal 1987 figura tra gli autori di articoli assolutamente seri pubblicati su importanti riviste di settore. Spoiler: Stronzo Bestiale non esiste, ma questo datato scherzetto ancora fa discutere sull'affidabilità degli editori e del sistema della peer review. Ma come nasce il mito di Stronzo Bestiale? Come ha ricostruito nel 2014 Vito Tartamella sul suo sito Parolacce, Stronzo Bestiale compare per la prima volta nel 1987 tra gli autori di alcuni articoli scientifici pubblicati su riviste prestigiose quali il Journal of Statistical Physics, il Journal of Chemical Physics e anche negli atti di un congresso dell'American Physical Society. L'argomento delle ricerche pubblicate è serio. Una tecnica computazionale chiamata dinamica molecolare del non equilibrio, benché innovativo per l'epoca. E Bestiale figura come professore all'Università di Palermo, tra gli autori del paper insieme agli statunitensi Bill Moran e William Hoover del Laboratorio Nazionale Lawrence Livermore. Tutto plausibile, almeno per un editore straniero a cui questo nome può non suonare strano quanto a una persona che conosca l'italiano. Già poco dopo la pubblicazione, però, alle riviste cominciarono ad arrivare segnalazioni da parte di lettori straniti dalla bizzarria. Tant'è che, una volta compresa la volgarità dell'espressione nostrana camuffata da autore, gli editori dovettero subito scusarsi per il gesto stupido portato avanti dalle altre firme degli articoli. Persino il rettore dell'Università di Palermo confermò già all'epoca che Stronzo Bestiale non era un ricercatore affiliato alla sua istituzione. Come ha spiegato a Tartamella lo stesso Hoover, lo scherzo è nato dalla frustrazione per non riuscire a pubblicare le proprie ricerche per via del conservatorismo della comunità scientifica. Gli stessi paper, poi pubblicati con un titolo diverso e con l'aggiunta dell'evocativo Stronzo Bestiale tra gli autori, erano infatti stati inizialmente respinti. Una provocazione, insomma, che testimonia come a volte basti cambiare qualche dettaglio di un articolo in precedenza rifiutato perché venga accettato. Uno scherzo che sottolinea quei punti deboli nel sistema delle revisioni scientifiche portato avanti dalle riviste, come l'affidabilità dei revisori o l'attribuzione di paternità di una scoperta. Criticità che esistono ancora oggi e che anzi si sono esasperate o vengono addirittura sfruttate. Il caso di Stronzo Bestiale è diventato famoso, tanto da essere ripreso da Science e aver ispirato una linea di magliette. I'm friends with Stronzo Bestiale, la t-shirt per ogni scienziato. Hoover e Moran, però, non sono stati gli unici ad inserire provocazioni simili. Ci sono stati altri esempi, anche più lontani nel tempo, come quello di Polly Metzinger, che nel 1978 inserì per protesta tra gli autori della sua ricerca l'altisonante nome del suo cane, Galadriel Mirkwood. C'è
C'è da dire comunque che altre volte si tratta di pura goliardia tra scienziati che non sono sempre così seri ed impostati come si tende a credere. Per fare un esempio, in paleontologia esiste un metodo di ricostruzione filogenetica chiamato MERDA Value. L'acronimo sta per Missing Entry Replacement Data Analysis. E chi lo ha sviluppato ha scelto questa sigla proprio per evocare la scarsa qualità dei gruppi incompleti di dati. Questa è Anders, Siria. Siete su Destinazione Altrove. Un'ora alla deriva con Massimo Colazzo. Su RKO. Sapete, adesso vanno di moda i video ASMR, no? Quelli con i suoni che si sentono come un sacchetto di patatine. Ma vi siete mai chiesti perché i sacchetti di patatine sono sempre mezzi vuoti? Ve lo racconto su Tubesman, Yegor Chergey. Non si tratta di una truffa. I sacchetti di patatine sono mezzi pieni perché la metà vuota è in realtà piena di azoto. Questo gas incolore e inodore ha due importantissime funzioni. Mantiene la croccantezza e funziona da airbag, proteggendo le patatine dagli urti. Se il sacchetto fosse pieno fino all'orlo, le patatine arriverebbero a destinazione schiacciate. Ma allora ci avvelenano con l'azoto? No. Ricordiamo che la nostra atmosfera è fatta per il 78% circa da azoto, quindi il gas che troviamo nelle buste è perfettamente innocuo. I primi studi sull'utilizzo dell'azoto in questo settore risalgono al 1994. All'epoca si scoprì che questo gas non solo permetteva alle patatine di conservarsi meglio, ma anche di mantenere inalterato il sapore anche dopo lunghi periodi di tempo. Se ci pensate, i sacchetti di patatine, dopo averli aperti, perdono piuttosto in fretta sapore e croccantezza e si trasformano presto in briciole mollicce dal gusto meno intenso. La
La tecnica è quella dell'atmosfera modificata, molto comune nel campo alimentare. Si sostituisce la normale aria ambiente, che inevitabilmente verrebbe intrappolata nel sacchetto, con azoto, che è un gas inerte. In questo modo, la mancanza di ossigeno nel pacchetto impedisce alle patatine di ossidarsi e di dare vita a fenomeni di irrancidimento lipidico. Questo permette di evitare la formazione di sapori e odori sgradevoli durante la shelf life dell'alimento, cioè il tempo massimo di consumo indicato su ogni confezione. E quindi non vi lamentate più se trovate i sacchetti di patatine mezzi vuoti. Tubes Man, Yegor Cherchai. Destinazione altrove, un'ora alla deriva con Massimo Colazzo. Navigazioni libere tra mari di parole, musica di venti, penultima puntata. Sull'internazionale del 27 maggio c'è un bellissimo pezzo di Arthur Brooks. Titolo: Tre mosse per avventurarci di nuovo fuori. Sotto abbiamo Oceanus Orientalis, The Universe. But outside of our space-time, from what would be a fourth-dimensional perspective, time wouldn't exist. Molti anni fa ho conosciuto una donna che aveva vissuto quel genere di esperienza tipica di un romanzo fantastico. Da giovane aveva avuto un grave incidente d'auto che le aveva provocato una lesione alla testa. Aveva poi trascorso un periodo di totale amnesia, seguito da mesi di convalescenza. Dopo essersi ripresa, non è stata più la stessa. I rapporti con la sua famiglia si sono indeboliti. Ha tagliato i ponti con alcuni vecchi amici, facendosene di nuovi. Ha viaggiato per mezzo mondo. I suoi interessi e i suoi gusti sono cambiati, è diventata più estroversa e meno timida e ha smesso di dare troppo peso a quello che gli altri pensavano di lei. I suoi genitori hanno sempre attribuito questi importanti cambiamenti alla sua botta in testa. Ma lei mi ha spiegato che no, la sua lesione non c'entrava niente. È stato semmai nel momento della convalescenza, lontana dalla solita routine, che ha messo la parola fine ad una lunga fase della sua vita. Ha avuto un'opportunità unica di stabilire le sue priorità. Ha promesso di non dare niente per scontato nella sua nuova vita. Ha fatto a pezzi le sue convinzioni e i suoi valori e li ha ricostruiti. E facendolo, mi ha detto, si è sentita felice per la prima volta in vita sua. Oggi molti di noi hanno la possibilità di fare qualcosa di simile. Gli Stati Uniti stanno forse entrando nella fase di declino della pandemia di Covid-19 che per oltre un anno ha interrotto la routine dell'esistenza di milioni di persone, nell'attesa di settimane o mesi che ritorni qualcosa di simile alla normalità. Dovremmo chiederci come vogliamo che sia la normalità. Poi potremo prepararci ad una normalità nuova e migliore di quella che avevamo dato per scontata fino a un anno fa. Quando le persone parlano della vita prima del virus, lo fanno per lo più esprimendo nostalgia per i bei vecchi tempi e per ciò che gli manca. In un recente sondaggio gli intervistati hanno dichiarato che le cose per le quali si struggono di più sono i viaggi, 24%, gli incontri con i familiari, 19%, e quelli con gli amici, 16%.
Non ho trovato sondaggi relativi a cosa ci manca di meno, ma alcune ricerche ci offrono dei suggerimenti. Gli studi hanno dimostrato che diamo meno valore alla vita se trascorriamo del tempo con persone o in attività demoralizzanti. Passare dei brutti momenti con i capi, i clienti o i colleghi diminuisce il nostro benessere. È possibile che prima della pandemia vi siate detti: amo il mio lavoro, amo la mia vita sociale. Magari eravate sinceri, o forse no. I sociologi hanno dimostrato da tempo che tantissime persone mentono in continuazione e ancora più spesso mentono a se stesse. Avete un'opportunità unica nella vita di essere totalmente sinceri con voi stessi. Comunque, di sicuro vi pareva opportuno dire di essere felici nella vostra vita o no? I ricercatori hanno scoperto che se le persone hanno opinioni minoritarie, spesso le tengono per sé o si adeguano alla maggioranza per evitare conflitti. Probabilmente anche voi vi mentivate per quieto vivere prima della pandemia, ma poi il Covid-19 ha mandato tutto all'aria. Tutti noi desideriamo la fine delle sofferenze umane provocate dalla pandemia e in molti, anzi in gran parte, non vediamo l'ora di farla finita con le limitazioni e i disagi che ha portato con sé. Ma nel profondo ci sono probabilmente alcune cose che vi spaventano. Ciascuno di noi, a voler essere spietatamente onesti, potrebbe fare una lista di attività e relazioni sgradevoli della vita pre-pandemica che abbiamo accettato mentendoci per semplice inerzia o per la necessità di andare avanti e d'accordo con gli altri. Se le vostre relazioni, il vostro lavoro e la vostra vita sono state sconvolte dalla pandemia, non dovreste sprecare le settimane e i mesi che vi separano dal momento in cui rientrerete pienamente nel mondo. Avete un'opportunità unica nella vita di essere totalmente sinceri con voi stessi e di ammettere che prima non era tutto perfetto. Ecco come potete fare un piano per non tornare a quella normalità. Disegnate su un pezzo di carta una griglia di 4 quadrati disposti su 2 colonne e su 2 righe. Nella prima colonna scrivete cosa vi piace, nella seconda cosa non vi piace. Nella prima riga indicate il periodo pre-pandemico, nella riga sotto il periodo della pandemia. Molti di noi hanno cominciato a chiedersi, nel corso dell'ultimo anno, cosa ci manchi del periodo precedente e che cosa odiamo di questo attuale. Ma per quanto riguarda la vostra felicità, le domande più pertinenti sono: cosa non mi piaceva di prima della pandemia e non mi manca? E cosa mi piace dei tempi di pandemia e mi mancherà in seguito? Riflettete seriamente sui risultati che escono incrociando il cosa e il quando dei diversi quadrati. E promettete di essere completamente onesti, specialmente per quanto riguarda ciò che non vi manca del pre-pandemia. Indicate tutte le interazioni quotidiane malsane, le relazioni improduttive, le abitudini di vita che vi rendevano infelici. Non accontentatevi delle cose facili come rimanere bloccato nel traffico. Andate più a fondo, come per esempio gli amici con cui andavate sempre a bere, ma che erano inesorabilmente arroganti e negativi. Alcune delle cose che non vi piacevano prima della pandemia potrebbero essere immutabili, come per esempio fare il pendolare. Cominciate a scrivere una lista di cose del genere e ragionate sul vostro margine di autonomia. Magari per alcuni di voi potrebbe avere senso cominciare a cercare un nuovo lavoro, dove vi piacerebbe vivere, magari trasferendovi in una città che amate, lasciando il luogo dove vivevate prima della pandemia. Lasciarsi alle spalle le persone può essere più difficile, ma in realtà tutti noi abbiamo relazioni che in fondo non sono vantaggiose per nessuno. Al lavoro e in altri contesti ci sono persone che tirano fuori il peggio di noi, ci offendono, ci demoralizzano. Se la pandemia è stata una pausa gradita, dovreste chiedervi se possa diventare definitiva. Questo è il momento migliore per farlo.
fate una lista di cose da conservare. Questo esercizio non dovrebbe riguardare solo gli aspetti negativi, ricordatevi della seconda colonna, le cose che vi piacciono della vita durante la pandemia e che vi mancheranno quando non ci saranno più. Pensate a come potreste integrarle nella vostra vita in futuro. Forse avete smesso di viaggiare per lavoro e vi è piaciuto passare il vostro tempo a casa. Se è così, cominciate a pensare ora a come riorganizzarvi per diminuire gli spostamenti, prevedendo in futuro di coniugare incontri di persone virtuali. Forse avete sviluppato la vostra dimensione spirituale, state leggendo molto, o avete cominciato a cucinare e vorreste continuare a farlo. È possibile, ma tocca a voi impegnarvi perché ciò accada. Frequentate regolarmente un luogo di culto, organizzate un gruppo di lettura, fissate in agenda delle serate in cui invitare delle persone a cena. Nella sua poesia delle partenze, Poetry of Departures, il poeta britannico Philip Larkin parla di un uomo che ha lasciato una vita che non gli piaceva. Qualche volta senti dire, di quinta mano, come un epitaffio, ha piantato tutto quanto e se l'è squagliata. E sempre la voce suona, certa che tu approvi, quella mossa ardimentosa, purificatrice, primordiale. Questo avventuriero senza paura non deve essere una persona di cui sentite parlare di quinta mano e neppure di seconda mano, come nel caso della mia amica. Potete scegliere. Essere il soggetto di questa poesia che compie una mossa ardimentosa, purificatrice, primordiale, oppure il narratore, ammirato, ma per niente convinto di voler cambiare le cose. Semmai avete desiderato piantare tutto e squagliarvela, oggi è il vostro momento. Approfittatene. E i gabbiani preannunciano terra. Anche questa penultima puntata di Destinazione Altrove volge al termine. E sulla nostra sigla di coda, Titania, su MacDub, su napoletanità.it ho trovato alcune parolacce napoletane. Cominciamo. Chiavica. Con il termine chiavica si intende il luogo lurido in cui convergono le acque piovane presenti nelle strade, luogo onnipresente di ogni schifezza che si trascina con i torrenti d'acqua che si vengono a creare durante una pioggia. Luogo frequentato da ogni sorta di animale putrido, la cui regina, a zoccola, il topo da fogna, regna incontrastata. Data la caratteristica e il significato del termine, si può anche usare per offendere la persona mirata dai nostri insulti. Sì, proprio una chiavica è un'offesa molto grave. L'origine è molto probabilmente derivata dal latino clovaca o cloaca, con cui si indicavano le stesse cose che si indicano in napoletano. Pucchiacca. La pucchiacca credo che non sia il caso di specificare cosa sia. Noi uomini faremmo follie per essa. A causa sua si sono commessi omicidi, ammazzamenti, si sono scatenate guerre e rivoluzioni. Tramite questo dono di natura, la donna riesce ad ottenere nel bene e nel male tutto ciò che desidera. Ma con pucchiacca, principalmente, si indica una varietà di insalata molto gustata dai napoletani. A pucchiacchella, molto gustosa, che si prepara insieme alla rughetta, altra insalata, per formare arugola e pucchiacchella. L'origine etimologica è chiaramente latina. Infatti, con il termine portulaca si indicavano appunto le erbe. L'associazione con l'organo sessuale femminile è dovuto alla fusione del termine con pucchia, con cui si indicava una fonte, un luogo dove sgorga l'acqua. Credo che non sia il caso di approfondire il perché dell'associazione. Ricordo infine che la pucchiacca, l'insalata, cresce poco alta, quasi rasa al suolo. Anche in questo caso non mi sembra opportuno specificare un'analogia.
sfacimma. Forse sfacimma è una delle più brutte parolacce che si possa trovare nella lingua napoletana. La parola letteralmente in italiano vuol dire sperma. Viene in genere utilizzato per disprezzare. Quindi un uomo è sfacimma è un uomo da niente. Però può anche indicare una persona furba. In questo caso la persona si dice figlie sfacimma, che non è offensivo. L'origine viene dall'italiano sfacciato, che vuol dire uomo intraprendente e sfrontato. State attenti a come usate questo vocabolo, perché qualcuno potrebbe offendersi, perché è vero che ci sono molti figli e sfaccimma, ma è altrettanto vero che ci sono anche parecchi uomini e sfaccimma. Si può dire anche ma che sfaccimma, e indica un'esortazione del tipo ma che diamine. Son paperta. La parola zompa perda è una parolaccia che non ha un significato effettivo, è offensiva e basta. La si rivolge per lo più alle ignare mamme di chi è oggetto dell'insulto. Si potrebbe riferire la pereta per indicare l'eccessiva facilità di costume. Le donne di facili costumi vengono indicate così. E il zompa potrebbe indicare un marcamento del peretonaggio. Guallara. La guallara, questo è il termine esatto, ma si dice anche wallera, come saprete benissimo è in italiano l'ernia, che non mi sembra il caso di specificare il senso. L'origine è tutta araba, infatti deriva dalla trasformazione del termine arabo adara in wallara, che tradotto significa appunto ernia, quindi la trasformazione tutta napoletana in wallera. Altri termini sono collegati. Vi troviamo guallaruso, guallecchia. Devo continuare? No, dai, basta per questa sera. E siamo arrivati alla fine. Ciao Cattesio. Ci ritroviamo mercoledì prossimo per l'ultima puntata di Destinazione Altrove, un'ora alla deriva con Massimo Colazzo, qui su RKO. Ciao! RKO Radio.